A tutti una buonasera amici telespettatori di Canale 3 Toscana, domenica 17 settembre 2023, stadio comunale Romanelli di Borgo San Lorenzo e la partita d'esordio del Siena Football Club, un Siena Football Club che riparte sotto il nome di Simone Giacomini. Visto che la squadra si allena da pochissimo, intanto ha provato il tiro e Giusti è riuscito a stendersi, a parare, prova ancora, arriva il tiro, il gol! E c'è il gol della Fortis Juventus, ha sbagliato in uscita Giusti e la Fortis Juventus va in vantaggio. Va in vantaggio con Torricelli, va a cercare la verticalizzazione ma recupera molto bene il pallone Tommaso Bianchi, poi Ivan cerca il filtrante per Boccardi, un po' largo, Boccardi però riesce in qualche modo ad arrivare scivolata, ancora Boccardi, va all'uno contro uno, salta un avversario, mette il cross in mezzo, non ci arriva Masini e la difesa allontana nuovamente, ancora va via Serotti, poi buona la palla qui per Munno che ancora va avanti, trova Torricelli, Torricelli, c'è la sovrapposizione di Boggiani, Torricelli prova il tiro, Giusti ancora allontana, però non ha mai giocato in prima squadra del Siena durante la sua carriera. Intanto Ivan prova il numero in area di rigore, viene atterrato, non dice niente l'arbitro, si prosegue. Lo stesso vale per Tommaso Bianchi che con la Serie B, intanto proprio Bianchi ha tentato il colpo di testa incrociato, qui serve un lampo ma intanto riparte la Fortis Juventus, Parrini manda Torricelli, prova il tiro strozzato, poi ancora Munno, scarica Parrini, posizione di tiro, prova fuori, fuori, grandissimo rischio, non è stato in grado di allontanare Pagani, torna in possesso di palla, lancio lungo per Boccardi che è più veloce dell'avversario, ancora Boccardi prova il tiro, grande parata da parte di Morandi e c'è calcio d'angolo per il Siena. Lo mette giù molto bene Tommaso Bianchi che può ripartire, poi buonissima la palla da parte di Aese Ivan, per Boccardi c'è Bianchi in mezzo, lo trova Tommaso Bianchi, poi Galligani sbaglia, traversa clamorosa di Galligani. Poi Tommaso Bianchi cerca e trova Galligani, Galligani buona la posizione, va all'uno contro uno, ancora Galligani, cross in mezzo, arriva il gol, e arriva il gol, ha segnato Masini, Bernardo Masini, il senese che da tanto tempo sognava la maglia bianconera, fin da ragazzo ha voluto questa maglia, l'ha trovata, ormai all'età di oltre 30 anni è riuscito ad esaudire il suo sogno, il flaco Masini, gol all'esordio del Siena. E finisce qui il primo tempo 1-1, il risultato in gol Torricelli per la Fortis Juventus in avvio di primo tempo e allo scadere ha segnato Bernardo Masini. Corto c'è il capitano Serotti e proprio così va con Marucelli, appunto, che arrivava dal limite dell'area di rincorsa. Galligani uno contro uno con Parrini, ancora Galligani sfonda nel rigore, arriva Tommaso Bianchi al volo e il pallone finisce alto, serve Galligani, va l'uno contro uno, si accentra Galligani, posizione di tiro, lo prova, la palla finisce fuori, però una volta Marucelli smarcato, proprio lui vanno a cercare ed è proprio Marucelli che viene trovato, grandissima parata però questa volta di Giusti, vanno a cercare Ricciardo che non trova il pallone, stoppa però Boccardi che allarga per Masini, posizione di cross, lo trova adesso, poi arriva il gol di Ricciardo che aveva fatto il suo ingresso in campo pochi minuti fa, Ricciardo porta in vantaggio il Siena, 2-1, ribalta la partita la Robur. Ed è finita, vince il Siena la sua partita di esordio nel campionato di eccellenza, 2-1, il Siena porta a casa i tre punti nella partita di esordio.